nella capacità che le mafie hanno di reinvestire. Il messaggio è quello di spiegare che la legislazione antimafia purtroppo è una legislazione scritta abbastanza male. E questo è dovuto al fatto che è una legislazione scritta spesso in modo emergenziale e poco studiata. Ci sono intere materie che fanno parte della legislazione antimafia che non sono proprio studiate dal mondo, diciamo, accademico. E questo credo sia un grave danno. Noi abbiamo bisogno di una legislazione antimafia che sia efficace, ben scritta e efficiente. E in questo è fondamentale il contributo dell'Accademia. Lo studio e la preparazione su queste materie è fondamentale per la prospettiva futura. Ci sono tanti avvocati, tanti ufficiali di polizia giudiziaria, tanti magistrati, tanti amministratori giudiziari che devono uscire dall'università, quantomeno avendo un'infarinatura accanto al diritto romano, al diritto costituzionale, anche di legislazione antimafia. E credo che questa sia un'importante apertura, una novità che dei nostri giorni. Il punto forte è sicuramente l'esistenza del delitto di associazione mafiosa. Il delitto di associazione mafiosa ha cambiato l'approccio della legislazione antimafia, cioè ha consentito di punire il solo fatto di far parte di un'organizzazione di tipo mafioso ed ha consentito, diciamo, di penetrare all'interno delle organizzazioni mafiose, e questo è un punto di forza che ci viene ormai riconosciuto anche a livello mondiale ed europeo. I punti di debolezza riguardano ancora le norme che riguardano le misure patrimoniali, che è un altro degli argomenti credo fondamentali e sui quali credo bisogna ancora affinare la legislazione e migliorare le tecniche di tipo legislativo.